Questo Galaxy Saturn di Mauro di Cagliari scrive qui sul foglio: potenza massima in AM in banda laterale, frequenzimetro nelle bande A e B non segue la frequenza. Modifica: se è possibile montare il doppio modulatore. No, non è possibile, almeno io non lo monto qua sopra. Aumentare la potenza dello stadio finale RF con transistor di ultima generazione. Comunque, io già l'ho acceso e incomincio ad avere i brividi. Per quale motivo? Perché qualsiasi microfono metto, sia quelli dell'Alan 48 con attacco Alan 48, sia quello con predisposizione per questo apparato e quello simile, va in trasmissione, come avete potuto vedere. Quindi, come dice lui, qua sulla frequenza A e B non c'è segnale. Evidentemente bisogna fare l'allineamento sul VCO. Per quanto riguarda il microfono, come dicevo, io mo non so se devo cambiare la combinazione, perché poi quando arrivo lì a destinazione succede che il microfono che hai tu non va bene. Quindi allora prima adesso devo aprirlo dalla parte di sotto, vedere la combinazione che c'è, modificare il connettore del microfono e poi fare la prova. Naturalmente quando finisco, se riesco a sistemarlo, devo aggiustare di nuovo il microfono per le mie radio. Adesso lo apro e vediamo un po' che c'è all'interno. Allora, ho sistemato il microfono e la potenza che dà anche al massimo in AM è questa qua. Vediamo un po'. Sono 10 watt. Ola, ola, ola. Siamo in AM, sì. Modulazione, vediamo il mic gain, dov'è qua? Dov'è il mic gain? Mi chiede al massimo. Ola, ola, modulazione zero. Adesso accendo l'altra radio, vediamo se si sente. Sì, si sente, però non ci sono picchi di modulazione. Ola, ola. Adesso tolgo pure il coperchio, di sotto l'ho tolto per sistemare il microfono, adesso tolgo pure questo e vediamo un po' che c'è all'interno. Questo è il suo interno, è dai trimmer qua che vedo, blu, sostituito si evince che evidentemente già è stato toccato la radio. Questo è il trimmer che regola la potenza, è messo al massimo, quindi mi sembra strano che dà solo 3 watt, a meno che questi trimmer non siano del valore giusto per quanto riguarda il bias, oppure può darsi che qualche finale è danneggiato. Qui le bobine variabili si vede che sono state toccate, quindi è anche un po' fuori frequenza. Infatti siamo sul canale 22 e 1 kHz e 3 più in alto, dovrebbe essere 22 225 e ora incomincio a fare qualcosa, sempre se ci riesco, non è detto che alla fine poi si possono risolvere i problemi. Vediamo un po' quello che posso fare. E già la prima papera l'ho fatta, invece di dire BIOS ho detto BIOS, sono che faccio pure i computer, sistemo anche i computer, ho avuto questo lapsus, niente. Allora sulla A e sulla B escono queste frequenze qua, però se mando la portante sul frequenzimetro, anche se spostato di frequenza, mi trovo la frequenza, se posso dire, giusta. È spostata però sul canale giusto, ecco. Quindi chi ha messo le mani in questo apparato ha toccato qualcosa,
per cui adesso non riesco a venirne a capo. L'altro giorno, per un condensatore che hanno tolto da sotto una bobina variabile, ed era difficile da andare a vedere proprio lì che mancava questo condensatore, ho perso una giornata, poi alla fine in qualche modo ci sono riuscito. Quindi è stato toccato qualcosa, come faccio per? Adesso ho contattato il proprietario, non mi ha risposto se hanno eliminato qualcosa e poi non l'hanno più rimessa, perché mi sembra strano. Perché anche facendo l'allineamento non mi trovo nemmeno qui con la frequenza giusta. Mi dà il doppio di quello che dovrebbe essere. Invece di 16 e qualche cosa, sul canale 1 per esempio mi dà 32, cioè il doppio. Quindi c'è da sballare quando le radio si trovano in queste situazioni. È tutto il giorno che sto lottando per vedere di risolvere questo problema. Siccome che io, un po' per l'età, un po' perché sono sempre impegnato con questi aggeggi qua, non ho la memoria fotografica per stabilire se dalla parte di sotto qua manca qualcosa oppure hanno aggiunto qualcosa. Non so se gli altri tecnici magari ce l'hanno, hanno questa facoltà, questa caratteristica. Io non ci riesco. Però, visto che è da stamattina che sto cercando di trovare il problema, mi sono andato a finire gli occhi su questo condensatore qua. Questo condensatore è stato messo qui dalla fabbrica oppure è stato aggiunto successivamente? Perché c'è la pista dalla parte di sotto interrotta. Questa qua. Adesso vado a controllare, adesso si inquadra meglio, questa qua. Vado a controllare lo schema elettrico per vedere se è stato fatto volontariamente oppure è uscito così questa radio dalla fabbrica. Ma controllo lo schema e poi eventualmente unisco i punti e vediamo che succede. Ho controllato lo schema e a meno che non abbia preso un granché, mi sembra che lì il condensatore non c'è, quindi l'ho tolto e ho rifatto il ponticello. Eccolo qua. Dov'è? Eccolo qua. E mi sembra che adesso il frequenzimetro funziona, anche se naturalmente bisogna rifare l'allineamento. Sia sulla A sia sulla B, siamo sul canale 1, eccolo qua. Dovrebbe essere 26515, ma questo è fesseria perché poi facendo l'allineamento torno in frequenza. Anche sugli altri ci siamo. E questo spero di averlo risolto, fermo restando che bisogna sempre fare l'allineamento. E adesso vediamo di trovare altri difetti, tipo il fatto della potenza che non c'è. E non c'era bisogno nemmeno di quello di 220 picofarad che stava qui. Stava qui. Avevano cambiato anche la bobina variabile. Cioè è la sua, però evidentemente è in perdita, eccolo qua. Io muovevo una radio dismessa, l'ho tolto da lì, l'ho messa senza condensatore, mi dà la stessa potenza. Quindi adesso bisognerebbe migliorarlo per quanto riguarda la modulazione. Però prima voglio controllare quei trimmer per vedere se sono del valore giusto, quelli che stanno per regolare il bias. Quindi è stato fatto l'allineamento, adesso ci troviamo bene su tutte le bande. Adesso sono in AM, siamo sulla banda E, sul 40, estremità alta, altra banda, canale normale, sotto ancora, andiamo sull'1, eccolo qua. Anche sulle bande laterali ci troviamo. Ho regolato anche il bias
quei compensatori, quei trimmer sono buoni che abbiamo visto. Adesso non resta che cercare di aumentare un po' di più la potenza e anche la modulazione. E allora abbiamo completato anche questo, mi ha fatto tribolare per trovare quei difetti che abbiamo visto nelle riprese precedenti, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Allora, per quanto riguarda la frequenza, AM, USB, LSB, per quanto riguarda il frequenzimetro. Per quanto riguarda la potenza, abbiamo quella minima in AM, sono 4 watt. Ola, 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 15 in modulazione. Andiamo con la massima adesso. Si potrebbe aumentare da questo trimmer qua, però preferisco lasciarla così. Sono 12 watt e mezzo. Ola, ola, 24 in modulazione, 24-25. Andiamo in banda. Ola, ola, tocca quasi i 30 in modulazione, andiamo sull'altro. E siamo lì. Naturalmente all'estremità di banda si perde qualche watt, si perde, ed è fisiologico questo qua. Bene, grazie per aver visto anche il video di questo apparato e anche oggi. Anche questa sera vi auguro una buona giornata, grazie ancora.